Amici di Archeomount, bentornati. Siamo a Salcedo, a 5 km da Puno. Siamo a un'altezza di circa 3.800 metri sul livello del mare. Alla mia destra il lago Titicaca. Siamo in una zona poco conosciuta, anche turisticamente parlando, di Puno. E alle mie spalle potete vedere dei disegni rupestri, delle incisioni rupestri. Rappresentazioni che vediamo qua si possono appunto notare sia figure antropomorfe che zoomorfe, in particolare sono, come si può dire, inserite in un rettangolo che potrebbe rappresentare anche un recinto. E in particolare vediamo che una di queste figure è diversa dalle altre, è più grande, per esempio, rispetto all'uomo che gli sta accanto e potrebbe rappresentare una divinità o un eroe. Più in là invece è interessante notare un'altra incisione che ci piace pensare essere la rappresentazione anche di un piede, magari. La datazione di queste incisioni non è di univoca interpretazione, infatti alcuni studiosi la fanno risalire al periodo formativo, circa 5.000 anni avanti Cristo, mentre altri ritengono sia del 2000 avanti Cristo. E qualcosa riferito a queste incisioni lo si può trovare al Museo di Puno, ma appunto non sono ancora stati completati gli studi in merito a queste rappresentazioni.